Buonasera Michela, grazie di essere qui con me, grazie per aver accettato di fare questa intervista, questa breve chiacchierata, diciamo. È un piacere, Alessandra. Senti Michela, allora intanto mi farebbe piacere che ti potessi presentare, cioè dire a chi ci ascolta e chi ci vede e chi sei e che, dove lavori, soprattutto con che ruolo. Io lavoro in Lati Industria Termoplastici SPA nel ruolo di CEO, ovvero sono amministratrice delegata. Quindi immagino insomma che tu abbia tempi serrati, magari resi ancora più tali dal periodo. Senti, come mai hai desiderato dedicare tempo allo sviluppo della tua capacità di scrivere in modo efficace? Ma allora, prima di tutto, per me la comunicazione in generale è molto importante. Un capo azienda oggi deve essere un attivista della comunicazione, quindi sia orale che scritta. In particolare in tempi Covid, saper scrivere in maniera efficace mi serve per fornire a tutti i miei dipendenti, anche a distanza, una comunicazione efficace, perché mi piace tenerli aggiornati su come Lati sta affrontando questo periodo di crisi. Quindi il mio obiettivo è che mi leggano prima di tutto, ma essendo io CEO è probabile che lo facciano, voglio anche però che mi capiscano e che mi seguano. E questo, diciamo, è già meno scontato, no? Sono obiettivi Infatti. veramente ambiziosi nel quotidiano, anche perché noi produciamo scrittura in velocità, quindi insomma non è sicuramente semplice. E allora come valuti un po' la tua esperienza con il nostro Skill Pass di business writing? Che ne pensi? Ma io avevo già fatto diversi corsi con Bridge Partners, come sai, sono ormai un'ammiratrice dei vostri corsi, ma è stata la prima volta che ho svolto con voi un corso in remoto. Devo dire che è stata un'esperienza molto positiva e mi sembra che non abbia perso nulla rispetto a quella che potrebbe essere l'esperienza vissuta in aula. È stata anche un'esperienza umana con un contatto diretto, mi sono sentita molto seguita. In particolare il business writing, nella sua versione Skill Pass, l'ho trovato molto efficace, divertente e anche immediatamente applicabile. Quindi per chi ha poco tempo questo sicuramente è molto utile. Quindi in particolare lo strumento del Fog Index, che calcola appunto il numero di anni che serve, di studi che servono per comprendere un testo, è secondo me facilmente applicabile, veloce, immediato e vorrei applicarlo all'interno della mia azienda in modo da creare una cultura condivisa sulla comunicazione e delle regole per una scrittura efficace. E beh, certo, poi è sicuramente uno strumento molto tangibile, no? Io dico sempre che è un po' come una bilancia che ti permette di pesarti e prima o dopo un'operazione di calibrazione, in questo caso, nel caso della scrittura efficace, di editing, no? Cioè, di pulizia, permette poi di vedere quanto siamo riusciti ad alleggerire la nostra pesantezza nello scrivere. Senti, ma allora un po' questa tua idea di condividere questo strumento anche con i tuoi collaboratori, con i tuoi colleghi, allora che impatto ha per un'organizzazione non avere strumenti di questo tipo? Mi viene da dire al negativo, no? Eh certo, direi che è devastante perché tutti i giorni siamo oberati da mail che ci sovrastano sia nella mole che nel numero. E i testi che riceviamo e anche che scriviamo, perché mi ci metto anch'io, nessuno è esente, diciamo, da questo giudizio, sono spesso oscuri, inutili, e qualche volta irritanti, per cui tutto ciò riduce la produttività dell'organizzazione, ci fa perdere tempo e può creare anche incomprensioni. Quindi il risultato aggregato è un'azienda meno performante di quello che potrebbe essere. Assolutamente, io li chiamo i costi occulti delle aziende che possono essere veramente gravosi. Senti, allora mi pare di capire che lo raccomanderesti. A questo punto ti chiederei a chi e perché. Io prima di tutto lo raccomanderei e lo vorrei far fare all'interno della mia organizzazione, per cominciare a tutti gli smart worker, quindi le persone che adesso lavorano da casa e si possono sbizzarrire nella comunicazione scritta, affinché diventino più smart effettivamente, quindi più produttivi. Poi lo consiglierei anche a fornitori e clienti in modo da non restringere solo all'ambito aziendale, che sicuramente è quello che produce il più grosso numero di mail, ma anche verso l'esterno, in modo che si possa generare un circolo virtuoso della comunicazione efficace. Beh, direi che sei stata assolutamente chiara, sintetica e impattante nella tua
in quello che ci hai detto. Intanto ti ringrazio tantissimo del tuo tempo, per quello che hai detto, mi fa molto piacere, sono soprattutto contenta che sia stata un'esperienza, insomma, per te utile, visto che, insomma, il tempo è molto prezioso, quindi quando un intervento formativo si traduce in qualcosa di pratico e impattante, credo che sia tempo veramente speso bene. Grazie mille, Michele, e buon lavoro. Grazie a te Alessandra.